Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale, ma soprattutto ben ritornati in un nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento molto molto importante, ma allo stesso tempo non condiviso da proprio, diciamo, tutti i terraristi, ovvero incubatrici fai da te. Dato che Tokyo, la mia femmina di Raptor, mi ha appena deposto queste due meraviglie, che ricordo essere già prenotabili, e se qualcuno veramente, diciamo, mi segue su tutti i miei social avrà già visto bene su Instagram. Solo che c'è stato un problema, perché a Gripped Garden ho acquistato da loro un'incubatrice, la Herp Nursei 2 della Lucky Reptile, solo che hanno ritardato con la consegna. Stanno ritardando con la consegna e perciò arriverà lunedì. Solo che per non far morire di freddo e far calcificare queste uova, andrò a creare un'incubatrice fai da te, così nel mentre che l'incubatrice vera e propria arriva, possano stare al calduccio. Dunque, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Cosa subito. Importantissima sono gli ingredienti. Abbiamo una scatola di polistirolo, che a seconda della quantità di uova che dovrete andare a mettere varierà la grandezza, con obbligatoriamente anche un tappo. Questo perché queste scatole in particolare cosa fanno? Riescono a mantenere molto bene le temperature. Infatti in queste scatole di polistirolo viene consegnato per esempio il pesce nei supermercati o anche per esempio la mozzarella. Altra cosa importantissima da avere sarà un contenitore per mettere le uova. Anche questo deve variare di dimensione a seconda dell'incubatrice. In questo caso io dovrò usare questo qui, che è il contenitore delle camole del miele. E perciò adesso utilizzerò questo, e dato che sono solo due uova. Altro oggetto importantissimo è sicuramente questo qui, ovvero un termostato. Allora, questo termostato forse non è dei migliori per fare un'incubatrice homemade, infatti bisognerebbe averne uno digitale veramente molto costoso, come per esempio quelli che ben conosciamo della Trixie, che costano quanto un attico. E poi, ultima cosa, cioè una delle ultime cose, sarà ovviamente la fonte riscaldante, e la più consigliata è appunto il tappetino riscaldante. In questo caso la mia scatola, come vedete, è abbastanza piccola, perciò questo qui va più che bene. Altra cosa che dobbiamo usare è scotch, perché lo scotch, dopo andremo a vedere anche i pro e i contro di questo, però ci serve. Altra cosa, e se non siete bravi ad utilizzarli, fatelo con una persona che è brava. Un coltellino, in questo caso io sono accompagnato dal mio fedele amico Victorinox, che ci servirà per fare alcuni piccoli taglietti nel polistirolo, niente di troppo complesso. Dunque, direi di cominciare subito. Ragazzi, il tappetino andrà messo così sul coperchio della confezione, perciò qui andrò a fare un piccolo taglietto per far passare il cavetto sia del tappetino che del termostato. Dunque, cominciamo subito. Dunque ragazzi, questo qui è il risultato più o meno finale che vi dovrebbe venire. Un taglietto nella parte questa qua più di sopra e in quella un po' più di sotto. E così passa perfettamente. Poi,
Altra cosa che dovremmo andare a fare, leviamo un attimo il coperchio, è c'è una mosca. È andare ad incollare con lo scotch, che come vi ho detto prima, la sondina, perché allora non è obbligatorio, solo che io preferisco farlo così, quindi di attaccare la sondina con un pezzetto di scotch direttamente sulla fonte riscaldante, così da avere un riscontro immediato in merito alla temperatura, se aumenta. Dunque, prendiamo qui coltellino. Pezzetto. Un altro pezzetto, perché non si stava attaccando troppo bene. E ogni volta è un casino trovare il capo. Eccolo qui. E dunque, ragazzi, così dovrebbe essere più o meno la cosa finale. Non vi preoccupate più di tanto dell'estetica, tanto sarà chiuso, quindi pazienza. Adesso fissiamolo, mi raccomando, molto bene. Dobbiamo fare qua altri due taglietti per far passare il filo della sonda. Vedete, ragazzi, anche qui è abbastanza preciso, infatti si è infilato perfettamente nella parte del polistirolo desiderata. Adesso completiamo. Come vedete, ragazzi, bisogna fare abbastanza delicatamente per evitare che la lama ci sfugga. E come vedete, ragazzi, così è il risultato finale: un piccolo taglietto per il filo del termostato e un altro taglietto per il filo del tappetino riscaldante. A questo punto si può attaccare il tappetino alla fonte, alla parte, diciamo, del polistirolo dove viene attaccato, però se non cade, ma nel mio caso sta cadendo, si può anche non mettere. Faccio un paio di minuscole modifiche che non contano niente e vi leggo. Ragazzi, ho fissato meglio il tappetino e la sondina al tappo. E adesso possiamo dire che l'incubatrice è praticamente finita. Ma
ma c'è sempre un ma, dobbiamo mettere le uova. Dunque, seguitemi in questa magnifica avventura. Allora, mentre che le gli cambio loco, mi sono praticamente ingarbugliato, vi parlo un po' delle uova. Allora, le uova di geco, leopardino ovviamente, sono delle uova abbastanza particolari. Cioè, più che altro la loro deposizione è abbastanza particolare, dato che vengono deposte due alla volta. Ebbene sì, infatti il geco, a differenza di come può essere la gallina, non fa le uova una ad una, bensì ne fa due alla volta, cosa abbastanza curiosa. Invece, parlando di incubazione, è importantissimo metterle in un contenitore con queste pietroline, che in realtà è vermiculite. La vermiculite, in particolare vermiculite edile, è un minerale che permette alle uova di stare, tra virgolette, ferme nell'incubatrice, e in più mantiene l'umidità, fattore importantissimo dell'incubazione di questo tipo di uova. La vermiculite non va messa solo così, bensì ci va messa anche l'acqua. Perciò aspettate un attimo, prendo il mixer, eccolo qui, salve, e facciamo una piccola spruzzatina qui dentro. Ok, sto prendendo la vermiculite ed è importante successivamente girarla un po', la vermiculite. Infatti, girandola riusciamo a distribuire bene l'acqua in tutti i granelli. Con la vermiculite un minimo abbondate, perché primo non si esagera mai, e secondo fa molto bene alle uova, perché mantiene appunto molto molto stabile l'umidità. Sto un attimo prendendo così con le dita, che con il tappo non ce la facevo più. Ok, inoltre le uova di geco leopardino, come penso anche di altri gechi, però non me ne intendo di troppo di altri rettili, devono essere prese e messe in un contenitore nello stesso verso in cui le ha deposte la mamma. Infatti, le uova ieri nella tana umida le ho trovate in questa posizione. Inoltre è bene non prenderle con troppa forza, perché non è il guscio come quello di un uovo di gallina, infatti è un po' più molliccio. Quindi sì, è sempre una sostanza con del calcio, però è una quantità minore di calcio. La sto girando con la punta delle piante finte. E a questo punto, che abbiamo messo sia l'acqua che la vermiculite, andiamo a fare con il dito una piccola pressione, nel mio caso due, e questi qua, come vedete, ho fatto una piccola pressione, saranno sarà, diciamo, il letto, tra virgolette, delle uova. Non prendiamoci in chiave. Adesso, ragazzi, è un momento catartico. Infatti bisogna essere, come dicevo in precedenza, veramente molto molto delicati nel prenderle.
intanto vabbè c'è il mio cane che ringhia, non chiedetemi come perché. Allora, il primo uovo è stato messo. Eccola qui. Come vedete questo qui è l'uovo. Adesso vi spiego il perché non bisogna cambiare il verso delle uova, ma bensì prenderle nella stessa posizione in cui le ha deposte la madre, perché se no, se noi andiamo a muoverle troppo, cosa accade? Accade che l'embrione che si trova dentro affoga nel liquido embrionale, quindi in poche parole ammazzeremo il geco. Allora, a questo punto, come vedete ci sono le uova nella vermicolite, possiamo andare a richiudere. Per favore non sfottetemi per questa confezione abbastanza brutta delle camole del miele. Chiudiamo bene e ok. E qui dentro ci sono le nostre uova pronte ad essere incubate. Perché porta ti apri da sola? Ok? Quindi, scatola di polistirolo normalissima. La prendiamo. E nel mio caso la metto di... Così, scusate se si sentiranno determinati rumori, ma il polistirolo è abbastanza rumoroso, se così vogliamo dire. Allora, prendiamo il tutto. No, ragazzi, come vedete lo scotch non ha funzionato bene, quindi risolvo quest'altra cosa e ci vediamo. Grazie, tra questo qui è il risultato finale del coperchio. Adesso qui dentro, come vedete, ci sono le uova e non ci resterà che chiudere. Adesso chiudo le uova e parliamo un attimo di questa incubatrice a confronto di una automatica. Dunque ragazzi, questa qui è l'incubatrice finita. Qui ci ho messo quella sorta, diciamo, di laccetti che trovate per esempio con il pancarré per chiudere meglio le buste. E per mantenere più vicini i cavi sia della sonda che del tappetino che si trova all'interno. E poi qui ho attaccato dello scotch per tenerlo attaccato al tappo, così che quando lo levo non si porti via tutto. E qui li ho fissati insieme con un altro pezzettino di scotch. Poi qui troviamo il termometro e il termostato. E vi consiglio, se avete utilizzato un termostato digitale, analogico, di mettere una temperatura magari un po' più bassa. Per esempio io l'ho messa a 28, anche se magari per i maschi è meglio aumentare un pelo. Quindi io l'ho messa a 28 perché così, dato essendo analogico, potrebbe avere uno sbalzo di qualche grado, di un paio di gradi massimo. E perciò anche se aumenta non mi dovrebbe dare problemi. Come vedete adesso ha percepito una temperatura superiore ai, secondo lui, 28 gradi e ha stoppato. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Quando arriverà l'incubatrice vera e propria ne parleremo, magari ne farò anche una piccola recensione. E adesso paragoniamo. Ragazzi, vediamo un attimo i pro e i contro di questa incubatrice homemade. Di sicuro è più economica di una prefatta, ma allo stesso tempo potrebbe avere alcune imprecisioni rispetto ad una prefatta. Perciò io all'inizio ho deciso di prendere una già fatta, che secondo me può essere più precisa, diciamo, può essere meglio. Però se si usano dei tappetini di ottima qualità, un termostato digitale che costa un botto, no, un termostato abbastanza preciso, abbastanza professionale, non ci sarebbe bisogno di prenderne una già fatta.
Io questa qui l'ho presa, l'ho fatta solo perché Agriped Garden ritarda 20 volte su 10 e perciò adesso ho fatto questa, appena arriverà però quella nuova, le trasferirò lì. Più che altro perché, come già vi ho detto, non mi fido molto delle temperature e ho paura di cuocere le uova all'interno. Quindi questi qui sono un po' i pro e i contro, però ci sono anche dei pro e i contro per quella nuova. E diciamo che partendo dai contro, i contro sono che di sicuro è più costosa. E altri contro potrebbero essere che vi guardate il mio prossimo video, perché di sicuro nel mio prossimo video ci sarà l'incubatrice nuova, la Herp Nursery 2. E spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like per supportarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video. Lo so, sono tante cose da fare, però si possono fare. Ah, e altra cosa, ragazzi, ci sono due uova prenotabili. Io la butto lì, però per qualsiasi informazione contattatemi in privato, principalmente su Instagram. Ciao a tutti!